ben ritrovati. Oggi parliamo di ansia sociale. Che cosa significa? È quel malessere che attraversa la società, non è più un fatto soggettivo, ma diventa fatto collettivo. Sicuramente la crisi che oramai da qualche anno attanaglia l'Italia, ma soprattutto la Calabria, sta creando grossi problemi a livello di salute mentale. Le persone che perdono il posto di lavoro, le persone che vivono nella precarietà, le persone che non hanno futuro, che non hanno una speranza, giovani e meno giovani. Ed è aumentato quindi questo fenomeno e sono aumentate le patologie in maniera esponenziale. Noi per cercare di capire cosa si può fare, cosa si deve fare, quali sono le risposte mediche e non solo, abbiamo invitato una nostra carissima, una nostra e vostra carissima amica, Simonetta Costanzo, psicoanalista, criminologa e docente all'Università della Calabria. Simonetta, bentornata. Quando grazie. Abbiamo problemi noi grazie, chiamiamo. Sono sempre felice di essere qui con voi. La situazione è veramente drammatica, magari ce ne rendiamo conto quando vediamo i suicidi degli imprenditori, i suicidi dei lavoratori, quando vediamo la gente disperata che magari dà in escandescenze perché non ce la fa più e perché comunque si scontra contro questo muro di gomma. È vero che c'è la crisi, ma è vero anche che quelle cose che potrebbero funzionare normalmente e garantire un minimo di tranquillità o di comprensione non funzionano. Sì, come premessa, intanto saluto tutti i telespettatori e ringrazio voi di avermi chiamato. Sono sempre contenta di poter dare un contributo scientifico oggi all'ansia sociale. Pensa, come premessa devo dire innanzitutto che nei manuali di psichiatria l'ansia sociale è quell'ansia che un essere umano prova, sviluppa e sente quando ha dei problemi che riguardano appunto il lavoro, che riguardano il rapporto con gli altri, che riguardano proprio la vita sociale. E le motivazioni sono sempre da ricercare in questo caso in una vita, in un'infanzia vissuta all'insegna del rifiuto da parte dei genitori, del controllo esasperato per cui si ha paura del giudizio degli altri, stili educativi iperprotettivi, poi magari dopo spieghiamo che cosa significano, oppure tirannici, violenti. Questa è l'ansia sociale nei manuali di psichiatria. Ma oggi l'ansia sociale è un'altra cosa. Oggi l'ansia sociale è politica. O meglio, dipende da come vengono e sono amministrate certe istituzioni, certe strutture. E da quello che si decide purtroppo senza ascoltare il popolo. Perché oggi si fanno innovazioni, leggi, si decidono addirittura anche i presidenti del Consiglio senza elezioni. Questo è sconvolgente, perché significa che veramente il pensiero del popolo, il giudizio del popolo, la volontà del popolo non ha più importanza. E questo è veramente drammatico e anche pericoloso. Certo, questo scollamento, giustamente tu hai riportato, diciamo, il tutto nell'alveo della politica, perché? Perché anche la crisi, anche queste difficoltà che ci sono, sono in gran parte attribuibili ad una classe dirigente, non solo pensiamo ai partiti, quindi agli esponenti politici, ma a quelli della burocrazia, agli alti funzionari, insomma in tanto tutti i partiti, posti chiave. Scusa Marisa, non esistono più. Ecco, però diciamo che è attribuibile alla cattiva gestione e a questo scollamento che c'è tra paese reale e palazzo istituzioni, perché sembra che questi siano distanti anni luce dalle reali problematiche. Il fatto di non poter pagare una bolletta, il fatto di non avere un lavoro e di non trovarne uno per sopravvivere,
Beh, loro non se lo pongono. Lì si deve andare veloci perché uno non può rimanere un mese, due mesi, tre mesi, ma se hai famiglia non puoi rimanere di più. Eppure i tempi della politica non si conciliano con quelli della vita quotidiana. Ecco, questa situazione di grande incertezza e di grande anche disorientamento va ricollocato nell'ansia sociale anche, no? Certamente, tu Marisa sei troppo buona, li chiami politici, ma alcuni sono, perché non tutti. Certo, non bisogna generalizzare. Dobbiamo chiamare politicanti, perché poi di fatto c'è un po' la tendenza a non sentire e a non tutelare l'interesse del popolo, ma a guardare gli interessi privati. E questo noi lo sappiamo. Il Sud purtroppo è dimenticato, o meglio, è molto ricordato, ma appare dimenticato. E io mi sono sempre chiesta, ma come mai il Sud non riesce mai a decollare? Perché nel Sud, che voglio dire, io sono meridionale, mio padre era siciliano, mia madre di origini pugliesi, quindi chi più le radici sono qui. Vivo a Celico e quindi sono, mi sento anche calabrese, mi sono sempre chiesta, ma da noi ci sono dei posti stupendi, ma veramente, io ho girato il mondo, vi dico che sono veramente stupendi, che non hanno niente a che fare con i posti dove noi andiamo a pagare per fare turismo, a pagare profumatamente, eppure il turismo non c'è. Da bambina, da adolescente mi facevo questa domanda, adesso chiaramente sono diventata molto più matura e ho capito come funziona. Il turismo è il nemico della mafia e quindi se c'è turismo succedono delle cose che non dovrebbero succedere, che tutti evitano che succeda. Quindi questo è veramente il messaggio che noi dobbiamo dare ai calabresi, il messaggio che dobbiamo dare ai meridionali, ai siciliani, ai pugliesi, ai campani, perché questo è il quadrilatero della morte. Certo. Il nostro sud, il messaggio è emancipatevi, il turismo deve essere stimolato e deve essere stimolato in modo adeguato. Ma non solo, noi dobbiamo fare di questa terra qualcosa che possa stimolare la creatività. C'è bisogno di formazione, c'è bisogno di pedagogia. Io sono un pedagogista all'Università della Calabria e me ne vanto, perché solo attraverso la formazione noi possiamo svegliare le menti di persone che sono state tenute sempre nell'ombra, perché i calabresi non sono stupidi, i calabresi hanno delle grandissime capacità, sono delle persone molto intelligenti e attraverso l'informazione, che è anche prevenzione, possono capire cosa fare per autogestirsi, perché autogestirsi non significa lavorare nelle discariche, autogestirsi significa creare il lavoro e crearlo utilizzando il turismo, la tradizione, la cultura, perché noi abbiamo tanto da insegnare, e l'arte. E questo dall'abate Gioacchino da Fiore, è questo che noi dobbiamo stimolare costantemente. Ecco, e qui ci vorrebbe allora un bel corso di pedagogia, di formazione, per chi vuole fare politica o comunque chi è nei posti chiave dove si determinano le sorti di un comune, di una provincia, di una regione, di un paese. Certamente, Simonetta, perché la Presila è in ginocchio, Marisa, la Presila è distrutta e io non posso consentire questo, non posso stare indifferente di fronte a un luogo così bello che potrebbe essere veramente un paradiso di tradizione e di turismo. Il comune di Celico, per esempio, ha alcuni luoghi che sono più verso la Sila, che tutti conoscerete, la Garossa, l'Erni, dove ci sono delle aziende biologiche che utilizzano proprio il luogo così incontaminato, così pulito, gli alimenti e i prodotti così incontaminati e così puliti per fare qualcosa che poi non trova il giusto riconoscimento, perché tanto turismo si potrebbe fare in questi luoghi e specialmente sui laghi.
Immaginate un po' l'arte, la cultura, concerti, manifestazioni, l'estate su questi laghi bellissimi che noi abbiamo. Ecco, però Simonetta, il problema è creare le fondamenta per un discorso turistico, perché spesso noi andiamo con programmi improvvisati, tant'è che ci limitiamo alla stagione estiva o alla stagione invernale, che in Sila si riduce a un mese, e poi non prevediamo quelle condizioni che possano così strutturare la presenza turistica. Tu parlavi di Celico, e in questi giorni Celico è al centro di una forte contestazione da parte dei cittadini. Perché? Perché la solita emergenza rifiuti, che in Calabria non è riuscita a risolvere la politica, non è riuscita a risolvere oltre un decennio di commissariamento, ora è tornata alla politica, la solita emergenza, che cosa fa? Poi, in barba a tutte le disposizioni e a tutte le leggi, decide interventi tampone. In questo caso, come si risolve l'emergenza spazzatura? Riempiendo il sito, tra l'altro, che non è una discarica ma è un sito per la differenziata, di Celico, e lì anche persone novantenni, abbiamo visto, sono lì a presidiare giorno e notte a dire di no, anche se purtroppo l'assessore regionale ha fatto un decreto, bisogna andare e basta, il prefetto ha detto bisogna obbedire e basta. Tu sì, che vivi a Celico. Io che vivo a Celico chiaramente dico no ai rifiuti che vengono da fuori e che non sono controllati, perché questo è il no secco. Si parla di 60%, 35%, 20%, no a tutto. I rifiuti non controllati sono morte. Ma già tanto è accaduto, perché non se ne parla, ma Celico non ha solo questo sito. Ci sono altre 3 discariche, e quelle sono discariche, che dovrebbero essere bonificate. Quindi il luogo già ha dato danni, questi siti già hanno dato dei danni importanti. Cioè, sì, ci sono stati andiamo a parlare di turismo, di ambiente salubre, e tu parlavi anche delle aziende biologiche, poi abbiamo queste bombe ecologiche. Ed abbiamo contadini e allevatori rurali che hanno visto morire animali, 70 animali, 70 pecore, capre, sono tante. Quest'anno non ci sono state castagne commestibili, guarda caso, ma quando mai? Insomma, dobbiamo cercare di fare qualcosa. I paesani, i celichesi, sono stanchi e adesso stanno facendo delle manifestazioni che forse avrebbero dovuto fare prima, però ritorniamo sempre al solito discorso, Marisa. Non c'è formazione. Nessuno ha spiegato come si dovrebbe fare, perché questa è prevenzione, che i rifiuti devono essere differenziati in un certo modo, e che cosa significa non differenziarli, perché unire plastica a umido e quant'altro produce delle bombe che poi non possono essere più contenute. Né si fanno bonifiche, perché non ci sono mai i soldi. Però Simonetta, il problema è che anche qui le persone che cominciavano a fare la differenziata, poi arrivano gli interventi dalla regione emergenziali e vanificano tutto, perché poi in discarica arriva di tutto. Questa tua passione per l'ambiente, perché anche partendo dalla professione, quella di medico, di psicoanalista, hai potuto vedere quanto è importante incidere nella formazione, nella cultura, nell'educazione. Questa tua passione ti spinge a parlare quasi come un politico. Mi spinge, ma infatti, Marisa, sono anche scesa in campo io. Ah, benissimo. Sì, io che ho sempre fatto il clinico e il criminologo, anche clinico, ho sempre interpretato e ho fatto anche il professore universitario, e faccio ancora la mia esperienza, voglio utilizzarla proprio per aiutare non solo
i paesani, non solo, i cittadini e tutta la regione Calabria, ma il sud e chissà forse se andrà bene anche l'Italia. Ecco, quindi hai deciso di scendere in campo perché appunto c'è bisogno di competenze, di professionalità, ma soprattutto di una visione che sia svincolata dalla vecchia logica politica di clientelare e quant'altro, per poter immaginare di dare una speranza ai nostri territori. Eh sì, ha una speranza in particolare ai giovani, perché i giovani sono i più a rischio. I giovani devono cominciare ad aver fiducia, devono pensare di poter avere giustizia, devono pensare che se valgono possono fare qualcosa di importante, utile e anche di retribuito. Oggi c'è proprio una disillusione totale e quindi l'ansia sociale diventa una conseguenza, una malattia del nostro habitat, della nostra, in particolare della nostra regione, ma comunque del nostro paese tutto. Certo. Perché? Perché gli abitanti italiani in genere pensano che non si possa arrivare con le proprie forze, che non si possa vincere un concorso, che non si possa superare un esame. Ma probabilmente perché questo sistema è talmente incrostato di disfunzioni, chiamiamolo così per essere generose, ma anche di corruzione, se vogliamo essere più chiari. Per cui è chiaro che i giovani poi rinunciano, perché quando noi vediamo le statistiche sulla disoccupazione, abbiamo il record europeo, soprattutto a livello di giovani, e comunque quelli sono le persone che sono censite nei centri per l'impiego, che in qualche modo risultano nei vari elenchi. Se poi a questi mettiamo le persone che hanno pure smesso di cercare lavoro perché sono talmente sfiduciati e sconfortati. E poi queste persone che diciamo in qualche modo si allontanano perché sono dei burnout, chiamiamoli così, sociali, sono persone che fanno il gioco poi di chi governa, perché sono persone che finiscono nelle dipendenze, quindi tossicodipendenza, alcolismo, perché? Perché siccome l'ansia sociale è legata alla depressione, questi soggetti devono sedare la loro eccitazione, chiamiamola così, nervosa e psichica e somatica, perché tre sono, no? Poi gli aspetti da analizzare. E quindi che fanno? Non tutti vanno a farsi curare, quindi a prendere psicofarmaci e le psicoterapie che costano tanto e quindi non se le possono permettere. Non se le possono permettere tutti. Allora che cosa fanno? Cosa di più facile? Alcol? Cosa di più facile? Droga? E poi diventano anche loro, si inseriscono anche loro nella catena. Diventano certo. Pusher, perché per potersi drogare hanno bisogno di vendere. E tu citavi il gioco d'azzardo, certo, più si sta in crisi, più si gioca, perché si tenta la fortuna. E queste persone che giocano non sanno che tanto chi vince è sempre uno. Il banco. Il banco, bravissima. Solo il banco vince. E chi è il banco? Ritorniamo sempre a monte. Quindi se noi vogliamo veramente fare qualcosa, è per questo che sono scesa in campo, noi dobbiamo rompere questo ingranaggio. È difficile, ci vuole anche molto coraggio. Chi si è interessato di queste cose è morto, è stato ucciso. I giornalisti che si sono interessati di questo, specialmente le donne, sono state ammazzate. E questo non lo dobbiamo sottovalutare e lo dobbiamo dire ai giovani, che queste guerre si devono fare con molta intelligenza, il corpo a corpo non serve e bisogna trovare le strade giuste per poter mettere in ginocchio le istituzioni. Perché? Perché tanto sono tutti ignoranti e quindi le cose fatte bene non le trovi sempre qualcosa che si, a parte che poi la legge è fatta proprio per essere certo. trasgredita in questo modo, se sei intelligente trovi sempre qualcosa per poter rompere certi ingranaggi e quindi aiutare
È diventata una missione, Marisa. Ecco, infatti una missione... Per me è una missione, come anche per te, penso. Assolutamente, ma perché bisogna comunque tenere presente che l'obiettivo è il benessere collettivo. Se una comunità, se una società, se un paese stanno male, allora lì tu poi trovi tante deviazioni e tante degenerazioni, come stiamo vedendo in questi ultimi anni, Simonetta, perché anche l'aumento dei reati in famiglia, degli omicidi relazionali, dei femminicidi, dei maltrattamenti, del bullismo, stiamo vedendo una cosa vergognosa, poi affondano le radici in questo sistema sbagliato. Perché la gente non ce la fa più e allora investe troppo su altri sentimenti, no? La gente non ha più un'identità sociale, non ha più una professione e quindi un'identità lavorativa, e che cosa fa? Regredisce e si attacca in modo patologico ai sentimenti, agli affetti, che però in questo modo diventano affetti malati, e allora si produce il malcontento, si produce il fenomeno della possessività e della dipendenza, si producono alcuni fenomeni che sono anche di evitamento, siccome io non posso avere quello che voglio e allora scappo, che alla base dell'ansia poi c'è il classico binomio, no? Che è combatti o fuggi. Sia che combatti, sia che fuggi, ti trovi sempre ai due estremi, no? di una patologia che non si risolve in questo modo. E allora che succede? Investendo troppo sulla famiglia, investendo troppo in modo patologico, investendo troppo sull'amore, investendo troppo sull'amicizia, sulle attività anche sociali in modo sbagliato, che cosa succede? Che poi quello che si verifica, e qui parlo da criminologo, è il reato. Il reato. Pronto? Buonasera. Buonasera. Buonasera signora Marisa e buonasera alla dottoressa, era da parecchio tempo che non era in onda. Salve. Visto che stavate parlando di ansia sociale, vabbè. Sì. Una volta l'ansia, diciamo, era una cosa un po', si sentiva proprio in lontananza, adesso è una cosa collettiva, ma ci siamo chiesti di chi è la colpa. Specie in questi anni, in questo periodo, di chi è la colpa? È quello loro che non se ne rendono conto, dire. Sono i politici che ci stanno portando alla disperazione. Ho sentito che stavate parlando pure di dove hanno occupato Celico, il fatto dei rifiuti. La protesta per dei rifiuti. No ai rifiuti, sì. La politica, specialmente i nostri calabresi, non si interessano, sapete il perché? Perché hanno pensato, dice, tanto a loro, fra poco gli servirà. Gli servirà in che senso? Che dobbiamo andare a rovistare nella spazzatura? Questo è quello che stanno facendo loro. Certo. Questo, vorrei vedere a loro, senza un euro, come si sentono. Questo voglio sapere. Mio marito sono 4 anni senza lavoro, 65 anni. Stiamo battendo la fame, che ogni tanto il banco alimentare ci dà qualcosa. Questo è quello che devono sentire i politici, non che si litigano per andare a sedersi a Roma. Signora, lei ha veramente ragione. Toccato il cuore del problema, ed è quello che dicevamo, la distanza della politica dai drammi quotidiani. Non so. Comunque, grazie per questa testimonianza. Grazie, aspetto davanti al televisore di quello che dite. Sì, grazie. Dottoressa, proseguite che avete proprio una lingua facile che devono capire tutti i politici. Grazie signora, grazie. Arrivederci. Lei è molto gentile, ecco, troppo buona. È questo in effetti. Il no? problema è proprio questo. Perché poi la gente vive e queste persone l'ansia la vivono non solo così in maniera figurata, ecco, ma anche in maniera psicologica, patologica, somatica, perché uno che non lavora da 4 anni e qui non c'è nessuna speranza, come si fa? Ma veramente? E non ha l'euro per vivere. E infatti, questo Simone, sono storie sempre più diffuse. Veramente tragico. E la cosa che più mi colpisce è che alcuni politicanti utilizzano queste situazioni per farsi la campagna elettorale.
E il popolo, che spesso non è abituato a leggere dietro le parole e a osservare il non verbale, neppure si rende conto del bluff. O a volte è il bisogno, assunto. Simonetta, che ti spinge ad accettare qualsiasi cosa e a dare il tuo voto sperando in qualcosa. Certo, io vivo a Celico e non posso consentire che Celico muoia. Il comune di Celico non può morire, perché sono decenni che si fa nulla. Nulla. Ma ci sono delle strade, Marisa, che vanno in Presila, che sono un coacervo di buche. Non ci puoi andare. Allora io penso, va bene, in Aspromonte serve, perché sappiamo l'Aspromonte che terra è, certo. Ma la Presila è popolata da brava gente. Non ci sono gente. I soldi, Simonetta, perché i soldi o vengono spesi male o vengono rimandati indietro, insomma, questo è tutto un discorso che interessa anche le comunità locali, i comuni, sappiamo adesso i tagli e allora tutti parlano, non ci sono risorse, però anche quando ci sono state le risorse o quando ci sono le risorse, spesso non vengono spese in maniera oculata e controllata, perché uno dei problemi anche qui da noi e in Italia sono i mancati controlli, per cui ognuno si è oramai così instillata la convinzione che bisogna essere furbi per ottenere le cose, magari non pagare le tasse per ottenere diritti e quant'altro, quindi perché il sistema non va. Ma per tornare al problema dell'ansia sociale, ecco, anche in base alla testimonianza della nostra telespettatrice, Simonetta, da un punto di vista clinico, medico, come si può aiutare una persona che magari cade nella depressione perché non ha lavoro, perché insomma non sa come sopravvivere? Come la si può aiutare una persona? Perché se il lavoro è fondamentale anche per quello, per dare certo. dignità. Allora, si può aiutare tantissimo, Marisa, però anche questo, no, è un bluff, perché chi non ha i soldi non può farsi aiutare, perché le cure sono costosissime. È su questo che io voglio portare anche un'innovazione in Calabria, cercare di creare anche delle strutture che possano aiutare veramente, veramente le persone che hanno dei problemi mentali. Perché oggi, come stiamo combinati, infatti, la gente non solo è portatrice di handicap e quant'altro, ma non può curarsi perché non ha i soldi per farlo. E allora dobbiamo rompere questa catena, dobbiamo cercare di creare delle strutture che siano adeguate e che siano veramente doc per poter aiutare queste persone. Io questo lo posso fare, io questo lo posso garantire, perché è il mio settore, il settore clinico di aiuto allo stress, alla patologia, alla devianza, la formazione, la prevenzione, ma non solo, io quello che così penso di poter fare è proprio stimolare la creatività nei giovani, perché si possono creare tanti posti di lavoro, si può creare veramente lavoro e attività sociale e produttiva con le risorse del territorio. Ma se il territorio ce lo distruggono con le discariche, e noi dove andiamo? Dove andiamo a creare questo nostro lavoro? Simonetta, diamo la linea alla regia per la pubblicità e poi di nuovo in studio. Allora, rieccoci in diretta, siamo con Simonetta Costanzo, psicoanalista, criminologa, docente all'Università della Calabria, e stiamo parlando di ansia sociale, perché la crisi che noi stiamo vivendo, non solo economica, ma soprattutto di sistema, di valori, politica, perché poi è tutto legato, tutto insomma inanellato,
È una spirale. È una spirale. Questo sta provocando grandi disagi mentali tra le persone. Le persone che vedono tante ingiustizie, tante iniquità. C'è chi guadagna 90.000 euro al mese, c'è chi non ha una lira. E quindi stavamo analizzando questa ansia che si è diffusa in maniera esponenziale. Ma c'è prima una telefonata. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera. Io volevo dire questo. Si parla tanto di questa crisi, però i comuni ancora continuano a infischiarsene, perché si vede che per le cooperative, per le associazioni non c'è niente, ma si continuano a spendere soldi per il centenario del Cosenza, anche in piccola parte. Le cooperative devono restare chiuse, mentre gli impiegati comunali si devono abbondare di straordinari. E tutto questo non è giusto. Questo qua non è giusto, però si continua a fare, nell'indifferenza di tutti. Poi i sindaci vengono in trasmissione e fanno quelli che hanno a dispiacere della situazione, cosa che non è vero, perché le associazioni e le cooperative sono abbandonate. È vero. Questo non lo può dire nessuno. Anche uno stendardo attaccato a un comune ha un suo costo. E nessuno che deve venire a dire di no, perché spendere soldi per questo, che poi lo vogliono giustificare in mille modi, è un'altra cosa. Io non gioco in Cosenza, No, però assolutamente. Ci sono altri problemi, perché qua c'è gente che non riesce a mettere insieme il pranzo e la cena, e nessuno se ne importa. E poi c'è chi invece guadagna, oltre allo stipendio, che è sempre garantito, a differenza delle cooperative, è sempre garantito, ci sono gli straordinari, c'è quell'altro. E il sindaco deve intervenire, però, non si possono fare solo parole. E questo purtroppo è il male. Questo purtroppo è un problema che c'è e rimane. Certo, ma c'è sempre una scusa. Come mai un impiegato comunale deve guadagnare, oltre al suo stipendio, sicuro, ripeto, perché ogni mese quello è sicuro, mentre le cooperative addirittura sono chiuse. Ma se sono aperte si gioca al gioco dell'avanzo, perché forse quelle della cooperativa non hanno bollette o figli. No, questo purtroppo è il sistema anche allora, come è stato chi prende concepito. 600 euro deve aspettare, chi ne prende 1.400 deve fare lo straordinario. Io vorrei una risposta dal sindaco Ciuto. Ecco, e allora noi rigiriamo la cosa, noi la ringraziamo, siamo solidali perché è una difficoltà non solo delle cooperative di Cosenza, ma di tutte le persone che non riescono ad avere un lavoro, di tutti i precari. Scusa, che dopo chiudo. Io capisco tutto l'amore per il Cosenza, ma ci sono problemi più seri del centenario, Quello lo fanno gli sportivi, evidentemente, anche ricordare questo evento, secondo me l'importante è appunto che non ci siano sprechi e poi comunque altrimenti perdiamo memoria di tutto. Dottoressa, chiedo scusa, ogni giorno sulla Gazzetta si parla che sono stati aggiudicati i bandi per le cooperative, i bandi sono pronti a gennaio, si doveva riaprire a fine gennaio, a inizio febbraio, a metà febbraio, poi a marzo, ma insomma che gioco si vuole giocare? Ma perché non si prende una decisione? Si chiudono, non ce n'è bisogno, senza illudere. Certo. E continuano a gonfiarsi la pancia sempre gli stessi. Anche perché chi aspetta di lavorare, di guadagnare qualcosa, anche un giorno, una settimana, sono tante. Noi la ringraziamo. E andassero a vedere sabato e domenica chi fa parte delle feste. Certo. Cioè, bisogna essere pagato straordinario sabato e domenica per la festa del Cosenza. È una vergogna. Va bene. Noi la ringraziamo. Comunque per la testimonianza, questa è una trasmissione per dare voce a tutti. Tra le cose importanti che ha detto questo telespettatore, una mi ha colpito particolarmente, è la frase tra l'indifferenza di tutti. È su questo che noi dobbiamo concentrare le nostre forze, su cambiare questa indifferenza di tutti, perché la gente si comporta come se i problemi non fossero personali, solo quando toccano da vicino allora diventano dei problemi. È un po' come quando, Marisa, noi abbiamo una malattia, un problema di salute grave, no? Allora ci rendiamo conto che esiste un corpo che deve essere rispettato e che deve essere tutelato. La mano, io penso alla mia mano quando mi faccio male. Infatti, ci si rende conto di quanto è utile. Sì, quanto, diamo per scontate troppe cose, probabilmente. Diamo per scontate troppe cose. E allora, rispettare noi stessi, rispettare l'ambiente, rispettare gli altri ed essere
e cercare di superare l'indifferenza, quindi essere partecipi, non dico al 100% perché non è possibile, ma mettersi in gioco, questo è importante, solo questo può cambiare questo stato di cose fallimentare che produce solo malattia e ansia e depressione. Infatti, si produce solo che poi, questo. Tra l'altro, queste malattie, come dicevi tu, visto anche il sistema in cui versa la sanità, le condizioni in cui versa la sanità, non ci si può neanche curare. E quello delle malattie mentali, dei disturbi mentali, sono una partita importantissima scaricata solo ed esclusivamente sulle famiglie. Famiglie che se non hanno un minimo di reddito, come fanno? Come Quindi fanno? Lì anche bisognerebbe intervenire, bisognerebbe che la politica operasse delle scelte, destinasse dei soldi anche a queste strutture, Simonetta, che sarebbero fondamentali, sì, per accogliere e curare gratuitamente chi ha dei disagi. Allora, i politici dovrebbero rischiare di più su cose, su tutto quello che può interessare il popolo. Se una struttura X è destinata a svolgere un certo tipo di lavoro e quel lavoro non c'è, perché? Perché in Presila, ad esempio, ma nella regione Calabria, è difficile che una famiglia invii un anziano in un ospizio. Perché? Perché quell'anziano è fonte di reddito e quell'anziano è una pensione più un accompagnamento che in alcune famiglie è tutto. Sono i veri ammortizzatori sociali. Esattamente. Allora, perché costruiamo ospizi a dismisura? Nel Lazio non c'è la stessa quantità di ospizi che c'è qui. Perché? Asili nido. Allora, asili nido significa 0-18 mesi. In Calabria chi è che manda in asilo nido i propri figli da 0 a 18 mesi? Nessuno, perché le donne sono disoccupate. E anche perché non hanno i soldi per mandarli in queste strutture. Eppure si investe su queste istituzioni. Perché? È assurdo. Allora, perché il politico deve saper rischiare? Perché a un certo punto deve saper rischiare, nel senso che è vero che una struttura è stata costruita con uno scopo, ma noi dobbiamo trasformarla per far sì che sia idonea a svolgere un'altra funzione. E questo, ma nessuno rischia per queste cose. È capire che cosa serve alla comunità, cosa serve al territorio, e investire e canalizzare le risorse e gli sforzi su quello, Simonetta, perché creare un minimo di lavoro, come era fino a qualche anno fa, non siamo mai stati bene, però adesso con questa crisi non lavora più nessuno, pensiamo solo al settore dell'edilizia, ad esempio, che è crollato ed era il settore portante in Calabria. Muoversi, accelerare sui progetti, controllare che vengano eseguiti bene, che non ci siano infiltrazioni mafiose, insomma, lì deve essere l'impegno anche di un politico che vuole ottimizzare quelle poche risorse che ci sono e dare la dignità che merita la sua comunità, perché appunto non ci può essere gente che sta benissimo, come sta succedendo in Italia, il 10% che ha tutta la disponibilità finanziaria, tutta la ricchezza e poi tutto il resto che muore di fame. Sì, questo è veramente drammatico. Pensavamo che fosse solo nell'America del Sud, in Messico. Sono stata in Messico prima di Natale, ho visto come funzionano le cose. Pensavamo che fosse solo a Cuba, ma in realtà nel Sud Italia è tutto così. Tutto funziona in questo modo. E guarda, ha un solo nome. Io dico che ha un nome e cognome, ecomafia. Perché il discorso che facevi tu sull'abusivismo, allora, spazzatura, abusivismo edilizio, certo, combattimento di cani, importazione di animali esotici e furti archeologici, è tutta roba di ecomafia.
E nel sud noi, è inutile che fingiamo, che chiamiamo le cose in un altro modo perché abbiamo paura, ma insomma almeno di parlare, di fare, ok, ci possono essere dei problemi quando si vanno a fare le cose, ma almeno inquadrarle come criminologicamente, questo è importante, perché se una persona che ha studiato e che ha lavorato nel settore e che conosce bene questi termini non li spiega, non fa formazione, è omissione e a mio parere comincia a essere reato, perché la gente che ne sa di queste cose? Ma una persona che si occupa di allevamento, che va nell'orticello a piantare i pomodori, poi qui non ne parliamo sull'orticello, perché pensa che gli ortaggi importanti su cui si fonda la nostra agricoltura sono le patate, i funghi e le melanzane. Roba sono che in Sila dovrebbero, tempo erano oro. I primi ortaggi che diventano tossici quando l'ambiente non è controllato. Quindi pensa te che danno, perché noi siamo in qualche modo... siamo vittime totali di questa trasformazione ambientale. Ecco, infatti anche credo che la protesta cedico dei cittadini sia fondata, perché appunto nel momento in cui ti vengono a riempire un sito destinato ad altro, non a discarica, di rifiuti tal quale, quindi indifferenziati, poi significa contaminare l'ambiente e creare molti danni. Noi tra l'altro abbiamo visto anche l'attenzione che si è finalmente accesa in Campania sulla Terra dei Fuochi, tutte quelle mamme con le foto dei loro bambini piccolissimi, un bambino di 1 o 2 anni morto per leucemia, sono tantissimi, e per tumori vari. Ecco, abbiamo visto le conseguenze della Terra dei Fuochi e della indifferenza che per anni c'è stata su questa questione. Hanno lasciato che la camorra riempisse interi territori di rifiuti nocivi e pericolosi, e adesso cosa si può fare? Le bonifiche sappiamo sono difficili, ci sono tanti morti, adesso si piange, Simonetta. Ecco, anche la difesa del territorio, ed ecco perché chi va a fare politica, chi ha una responsabilità, deve sentirsi questo peso anche del futuro, perché non basta fare solo una strada, bisogna garantire la salubrità dell'ambiente. Ma infatti io dico, intanto spazzatura differenziata, perché ci consente di riciclare e quindi di depositare il meno possibile. Spazzatura differenziata proprio ovunque. Ogni comune, questo è il mio pensiero, dovrebbe avere un proprio sito dove andare a gettare i rifiuti che produce. Ecco, questa però è una... non a 1000 metri, Marisa, non a 1000 metri, ma come si può autorizzare una discarica a 1000 metri in un luogo che è Sila? Ecco, ma ci sono anche gli altri territori che poi rivendicano. Esattamente, la stessa ce cosa. Ne sono. Abbiamo alcuni. Una telefonata, pronto? Pronto? Sì, salve. Pronto, buonasera. Buonasera. Volevo un'informazione. Io sto chiedendo, siccome io sono un padre di 5 figli e la mattina non ho come dare da mangiare ai miei figli, sono un pescatore, quando noi andiamo per pescare la rosa marina, a noi la guardia di finanza o la capitaneria ci sequestra tutto. Poi roba importata dalla Cina si può liberamente commerciare. Io quando mi ritiro a casa a mezzogiorno e vedo i miei figli piangere che non hanno niente da mangiare e ci sono altre persone che vanno a camminare con macchine di grande cilindrata senza poter lavorare perché sono state impiegate al comune, alla provincia, alla regione, cosa gli vado a raccontare io a mio figlio che non ho lavorato? Ma perché dicono, si parla sempre di mafia? Sì, ma questo qua chi lo vuole? Non lo vuole lo Stato, perché una volta che io mi ritiro a casa e gli posso portare un pezzo di pane onestamente, cosa mi rappresento io ad andare da quella a dire fammi fare un viaggio così o fammi fare questo lavoro, perché io ho la possibilità di poter portare solo un mezzo chilo di pasta per fare pasta bianca, non voglio mangiare
pasta con un succo di carne, ma voglio portare solo ai miei figli onestamente un piatto di pasta in bianco e non me la fanno portare. Certo, perché poi si parla e dice la mafia è quello. Chi la crea la mafia? Non la sta creando lo Stato. Vengono persone straniere in Italia, sono alloggiate negli alberghi, pagati 20 euro al giorno, mangiare, bere e dormire, e noi italiani, gli emigranti, siamo noi gli extracomunitari. Non sono loro, perché loro sono tutelati dallo Stato, dalle persone che sono benestanti per farsi vedere che loro sono gli fanno l'omaggio, gli comprano questi. Io a mio figlio non ci posso comprare un paio di scarpe. Ha ragione, anche perché poi la categoria dei pescatori qui è veramente e nessuno ne parla massacrata, di questo, perché massacrata, perché tra le normative europee tutte queste leggi, sì, il mare va tutelato, vanno rispettate. Sì, ma però, se io vado a pescare, esageratamente. Se io vado a pescare siamo 10 famiglie che andiamo a mangiare, queste 10 famiglie fanno mangiare 50 negozi, io quando porto a casa 20 euro a mia moglie, va a comprare la carne, va a comprare la verdura, va a comprare le scarpe, sono altri 20 negozi, 50 attività che mangiano. È vero. Non è che uno chiede così, perché dobbiamo andare al banco alimentare per poterci dare 3 kg di pasta, perché? Quando noi possiamo lavorare, il turismo siamo noi, perché se io porto a casa i 50 euro, io il prossimo anno posso andare una settimana in villeggiatura, se io non ho i soldi per poter pagare la luce, quella piccola luce che si accende la sera, perché dobbiamo stare in eterno senza luce, e almeno che se possiamo essere vivi, questo. Abbiamo dei problemi in famiglia, vai per fare una visita e non te la fanno perché se non hai la raccomandazione. Vai per prendere una medicina, queste non te la danno e poi la danno a chi non ha bisogno. Ma perché dobbiamo essere così in Calabria? E in Italia? Certo, noi accogliamo, condividiamo quello che lei dice e nel nostro piccolo cerchiamo da sempre di sì, ma ci vorrebbero 100 trasmissioni al giorno come la vostra. Sì, ma infatti il problema è che non ascoltano. Nel tutto nel territorio nazionale, non solo in Calabria, per fargli vedere a questi qua che loro camminano, non è una cosa giusta, che loro camminano con 10 persone di scorta. Camminano per una, perché? Perché vanno al governo, si vanno a prendere 50-60 mila euro ogni mese. E noi moriamo di fame, e sono buone solo a mandare spazzatura, acqua, corrente aumentata, gas aumentato. Io non posso comprare una bombola, signori miei, questo perché è la maledizione di essere nato in Italia e di essere italiano. Se io ero straniero, io avevo tutte le occorrenze, avevo tutto quello che mi... Non c'era bisogno di lavorare, perché se io vado a chiedere l'elemosina da parte al supermercato, a me mi mettono i ferri, invece uno straniero mangia e beve e gli danno pure l'alloggio. Questa è la Calabria e questo è lo Stato italiano. La ringrazio e vi chiedo scusa. No, grazie. Grazie a lei per la testimonianza. Io vorrei dire che poi questa situazione, Simonetta, innesca dei conflitti sociali, perché per carità gli immigrati, qualcuno che viene accolto e sta meglio, ma ci sono anche persone che stanno male. Il problema è che stanno male gli italiani adesso, e quindi ancora di più magari non si comprende il perché di questo immobilismo, di queste ingiustizie. Poi i pescatori, che hanno sempre protetto il mare, hanno lavorato col mare, perché devono essere così vessati? Perché noi dobbiamo ossequiare le leggi europee che poi consentono appunto di importare merci velenose e quant'altro. Poi scopri che proprio in quel mare, dove il pescatore non può pescare, buttano i rifiuti tossici, perché lo sappiamo quello che è successo in Calabria, e chissà quanto finisce nel mare e noi non lo sappiamo. Certo. Ma il signore che ha telefonato poc'anzi ha evidenziato un altro problema molto importante e interessante, e cioè il problema della dignità di padre, della dignità di capofamiglia, della dignità di uomo. Adesso al di là del sociale. Certo. Perché lui dice io vado a casa e non posso portare da mangiare ai miei figli e nessuno mi aiuta.
Perché questa è la realtà, che ci sono persone che hanno scorte inutili perché nessuno mai li ucciderà, perché figurati, perché lasciamo perdere, certo. Perché no? Perché sennò dovrei dire delle cose per le quali potrebbero anche denunciarmi e poi non voglio dire parolacce. Assolutamente, che persona, anche perché no, sono una persona educata. Ne sentiamo troppe anche appunto, a livello diciamo centrale di parolacce. Ma la dignità dell'essere umano è sotto un piede. Poi che poi lui il lavoro ce l'ha, cerca solo, chiede solo di poter fare, esercitare il suo lavoro, non sta neanche chiedendo un lavoro, sta solo cercando di dire lasciatemi lavorare così io posso dare da mangiare alla mia famiglia e ai miei esattamente. Figli. Esattamente. Anche invece perché no. Se no dove si va? Invece no. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera. Potrei intervenire per porre un problema che mi sa che è succedendo a me e a mia moglie. Sì. Dunque, mia moglie è portatrice di handicap. Ho fatto la domanda per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Sono entrato in graduatoria. Solo che adesso, per incominciare i lavori, devo fornire una fideiussione per l'importo che mi debbono anticipare il comune. Purtroppo è un mese, mi sto rivolgendo a un sacco di assicurazioni, però questa fideiussione non me la fanno. Come devo fare? A fine maggio mi scade il bando perché devo ultimare i lavori. Prima se la sono presa con la burocrazia e la regione, adesso mi chiedono di fornire questa fideiussione. Se io non riesco ad averla, come devo fare? Mia moglie, sono 5 anni che dorme su una poltrona. Per poter andare a dormire in camera da letto ha bisogno di questo binario con la poltroncina che sale e scende. Sì, sì. Come devo fare? Non è che la posso salire gradino per gradino tutte le sere e la mattina scenderla. Questa è purtroppo la burocrazia in Italia. Io non è che mi devo fregare i soldi, se ho fatto questa domanda è perché ho la necessità. Certo. Innanzitutto non ho le condizioni economiche di poter anticipare 12.000 euro, perché questa è la cifra che ci vuole per il montascale. Perché se avevo questi soldi me ne fregavo della regione e di tutti i politici calabresi e italiani, perché siamo arrivati alla frutta. Sentiamo la nazione delle banane, la democrazia delle banane, perché quello che sta succedendo in Italia, no, secondo me, non si verifica in un'altra regione. Mi potete dare gentilmente voi un suggerimento come devo fare? O se conoscete voi qualche assicurazione che mi può fare questa fiducia? Grazie a lei. Noi complimenti della trasmissione, perché siete l'unica televisione che fate questo. Grazie a lei. Noi personalmente non possiamo. È vero che siamo l'unica televisione. A dare voce ai cittadini. Sento la televisione. Tutti siamo l'unica televisione perché in Rai certe cose non me le fanno dire. Non apriamo troppi fronti di scontri. Allora, per il Signore, noi non possiamo fare nulla perché non possiamo intervenire, però se c'è qualche assicurazione o qualche politico, qualche dirigente regionale che ci ascolta, trovare una soluzione, perché la mala burocrazia sta uccidendo più della crisi, almeno in Calabria. Allora, la signora non può andare a letto ed è disabile, è grave, perché serve questo montascali, insomma questo montacarichi, questa specie di ascensore. Chissà quante ne avranno passate prima di ottenere anche il finanziamento da parte della regione, e adesso se nessuno gli fa la fideiussione, questo perde il finanziamento e perde questa opportunità. Ma dico, siamo veramente situazioni allucinanti. Noi speriamo, facciamo un appello, Simonetta, che qualcuno intervenga su queste cose, e ci devono essere banche o assicurazioni che facciano e si fidino e facciano queste fideiussioni, che poi, perché la causa, voglio dire, stiamo parlando di 10.000 euro, mi pare di capire, ma per stiamo parlando, sì, ma per la banca, dico, non è che stiamo parlando di 300.000 euro, quanto, allora potrei capire, ma poi stiamo per un problema di una così persona di salute, Simonetta, appunto. E allora io dico, vedi, ogni famiglia dovrebbe avere un avvocato, perché se subentra l'avvocato
con la legge utilizzata bene, vedi se poi a questo signore non danno quello che gli spetta di diritto. E infatti e è una questione avere anche tutti, di civiltà. In famiglia dobbiamo avere un avvocato, uno psicanalista, cioè, un commercialista. Ma te rendi conto? No, cioè, siamo proprio arrivati a livelli... E noi siamo arrivati a fine trasmissione, peccato. Volato, peccato, comunque ci ritorneremo, ci ritroveremo e speriamo sempre di poter poi dare risposte a chi chiama. Comunque da parte nostra c'è l'ascolto e anche ascoltare è importante visto che nessuno lo fa, la politica non ascolta purtroppo. Allora, ma noi dobbiamo cambiare noi lo dobbiamo stato cambiare. Di cose, perché si può cambiare. Certo, grazie a Simonetta Costanzo, psicoanalista, criminologa, docente all'Università della Calabria, adesso anche impegnata per fare qualcosa di buono, per dare un contributo a Celico, ma alla Calabria, mette a disposizione le sue competenze. Grazie a Luca Chiti in regia, grazie a voi per essere stati con noi. Arrivederci.